Hai qualche progetto importante della tua vita che vorresti gestire al meglio, ma non sai bene come fare? In questo video ti farò un tutorial di Trello, un software di project management che è gratuito nelle versioni base e che potrai utilizzare per gestire al meglio i tuoi piccoli progetti della vita. Ciao, sono Roberta e bentornata su Io Ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita. In questo video vado a mostrarti come funziona Trello. Allora, la prima cosa da fare è aprire una finestra di Google o comunque del tuo browser e cercare Trello. Questo è Trello, che è un software di gestione dei progetti. È un software che è parzialmente gratuito, nel senso che fino a un certo numero di bacheche e con alcune delle funzioni aggiuntive non si paga. Cosa fare quindi? Se vuoi utilizzarlo per la tua vita personale, quindi in maniera gratuita, quello che devi fare è semplicemente registrarti. Una volta quindi che ti sei registrata, puoi aprire la tua bacheca di Trello. Tu, essendoti appena registrata, non avrai niente, qua in realtà vedi le mie bacheche. Ne posso avere, se non ricordo male, fino a 10 gratuite, io ne ho di meno. Ci sono due modi per creare delle bacheche su Trello, partendo da zero o utilizzando dei modelli. Se vai su modelli, lui ti proporrà una serie di bacheche già preimpostate. Di solito sono praticamente tutte in inglese, però c'è anche da dire che se l'inglese lo parli o comunque riesci a gestirti con Google Translator, è facile capire di cosa stiamo parlando e che cosa c'è, anche perché in realtà quello che ti danno è l'impostazione, poi sta a te modificarla con quello che ti serve. Le categorie che loro hanno sono affari, design, istruzione, ingegneria, marketing, quindi ce ne sono tantissime. Poniamo adesso che ne vogliamo fare una, per esempio banalmente per uso personale, ci clicchi sopra e lui ti fa vedere in quella categoria quante bacheche ha. Ce ne sono davvero tantissime, quindi io ti consiglierei, se non hai mai usato Trello, assolutamente di cominciare da una delle bacheche, perché comunque ti danno una buona idea di che cosa si può fare e ti danno uno spunto, nel senso che poi sono già pronte, quello che devi fare è semplicemente modificare quello che c'è all'interno con le tue necessità. Falle passare e trova quella che più si adatta alle tue esigenze. Ora direi di prendere banalmente quella davvero della meal prep e diciamo che vogliamo creare questa bacheca e gli diciamo usa il modello, altrimenti puoi partire semplicemente da zero e creare. La puoi rinominare, quindi qua è meal planning, noi possiamo fare meal prep. Mi chiede in quale gruppo voglio metterla. Io ho i progetti di Roberta, mi dice che sarà visibile al gruppo, mi dice se voglio mantenere le schede che sono nel modello e mantenere le schede già fatte. Qua naturalmente gli mettiamo sì, perché altrimenti non creiamo un modello ma partiamo da zero. Bene, qua quindi ti si apre il menu. Nel menu c'è scritto cos'è questa bacheca e ti spiega un po' quello che c'era nel modello. Poi ti dice che puoi cambiare lo sfondo perché ti dava uno sfondo già fatto, ma in realtà qua c'è uno sfondo incredibile, puoi scegliere tra le foto, colori o puoi addirittura personalizzarlo mettendo quello che ti piace, caricando una tua foto personale, per esempio. Ti permette di cercare le schede, che è praticamente una ricerca all'interno delle liste, perché come funziona Trello? Questa è una bacheca, come se fosse proprio una di quelle lavagne che vedi negli uffici. All'interno della bacheca ci sono diverse liste e all'interno di ogni lista ci sono poi le schede, quindi la singola attività che devi fare. Quindi quando ne hai tante può magari diventare difficile cercare, quindi la ricerca cerca schede ti permette di trovare qualcosa all'interno della bacheca. Gli adesivi sono banalmente degli sticker che puoi decidere di mettere su una delle tue schede, sulle tue attività, un po' come sono gli emoji in buona sostanza. Altro. Ci sono le impostazioni, se magari vuoi cambiare appunto ai permessi piuttosto che aggiungere e rimuovere persone, cambiare gruppo, ma se lo usi per te stessa queste cose non ti interessano. Le etichette, che poi vedremo, le raccolte, in modo da poter mettere più cose insieme, però questa per esempio come vedi è una prova per 14 giorni perché ha una funzione a pagamento. Gli elementi archiviati è quello che ti permette di vedere quello che è archiviato, perché ognuno degli elementi che tu hai in questa lista può essere archiviato. Le preferenze email,
perché tu puoi ricevere delle email con le notifiche. Io personalmente non lo uso e ti spiego anche perché. L'avevo attivato all'inizio, però poi alla fine mi trovavo davvero con moltissime email che oltretutto facevo anche fatica a guardare, quindi ho trovato semplicemente molto più comodo tutti i giorni aprirlo e controllare. Questo dipende molto da quello che tu vuoi fare. Secondo me un'ottima opzione è quella di attivare le mail. Se ci sono delle cose che devi fare che hanno davvero una scadenza, magari per le macro attività, e se invece lo vuoi usare per diciamo le attività del giorno per giorno, lasciar perdere. Segui ti permette di mettere, diciamo così, in evidenza la particolare bacheca, copia bacheca nel caso in cui tu decida di copiarla, perché magari vuoi fare, che so, meal prep giornaliera e meal prep delle vacanze, stampa ed esporta nel caso in cui vai a stampare ed esportare la bacheca. Butler e Power Up e calendario sono delle funzioni che tu puoi avere e che vedremo più avanti, dove puoi avere delle funzioni extra. Butler è la possibilità di automatizzare le schede, però richiede, come puoi vedere, un certo livello di lavoro sulle schede e all'inizio secondo me non ha senso farlo, perché davvero diventa troppo complesso. Quando avrai preso confidenza col tool, allora potremo magari fare un altro video dove spiegherò come funziona Butler. Power Up sono delle funzioni extra che il software ti dà. Alcune sono gratuite e fino a un certo numero non le paghi, dopodiché per averle tutte disponibili devi passare alla versione Pro. Ce ne sono moltissime, io l'unica che ho attivato perché mi trovo davvero molto comoda e perché secondo me per la gestione singola è la migliore, è il calendario, perché in questa maniera quando io metto un'attività che ha una scadenza, io vedendo la versione a calendario riesco a vedere quando quella cosa è da fare invece di avere le notifiche attive. Torniamo al nostro progetto Meal Prep. Quindi, come vedi, adesso abbiamo creato questo progetto. Qua in alto abbiamo le caratteristiche, è una bacheca. Shopping list la puoi rinumerare semplicemente cliccandoci sopra, gli metti lista della spesa. Ups. E qua dentro, per esempio, queste sono le cose che devi comprare. No? Walmart, Target, Sam sono dei negozi. In questo caso, chi ha preparato questo modello prevede che si comprino cose diverse a seconda dei negozi che probabilmente è in zona. Come vedi, quindi, all'interno della lista della spesa ci sono diverse attività, diverse tasche. Puoi aggiungere un altro semplicemente cliccando su aggiungi un'altra scheda. Quindi mettiamo negozio. E fai aggiungi scheda, banalissimo, anche con un invio in realtà lui va avanti e continua, quindi davvero molto semplice da usare. Come vedi qua ci sono dei trattini e 10/104, il che vuol dire che all'interno di questa scheda ci sono delle sottoattività. Adesso la apriamo andando in modifica sulla pennina o semplicemente cliccandoci sopra. Nel modello quindi che abbiamo importato, qua ci sono le istruzioni. Ci dice di aggiungere quello che vogliamo comprare nelle categorie appropriate e di lasciarle come non flaggate. E se quello che tu vuoi è già nella lista, sii sicuro di lasciarlo senza il flag, in modo che ti ricordi che devi andare a comprarlo. E quindi sotto c'è la lista, perché appunto ti permette di mettere delle liste di tutte le cose che devi comprare. Quindi questa in buona sostanza è la lista. Man mano che tu le compri, puoi semplicemente cliccare qua, lui te le depenna e ti dice che queste cose ci sono già e ti dà anche la percentuale di completamento rispetto al progetto. Quindi ti dice, hai comprato il 33% delle cose che devi comprare in questo negozio. Una cosa buona di Trello è che naturalmente oltre a usarla via desktop la puoi scaricare sul cellulare e sono delle app che si parlano, quindi nel momento in cui tu aggiorni qualcosa sul cellulare qua viene aggiornato, quindi se vai a fare la spesa apri Trello, guardi la lista in quel negozio e cominci a comprare, man mano che tu segni che l'hai comprato ti verrà aggiornato, sarà anche facile in questa maniera fare la spesa, essere sicuro di aver trovato tutto quello che ti serve ed eventualmente spostare una cosa da una parte all'altra. Allora, cosa possiamo fare però con una scheda? Qua ci sono una serie di
etichette e di attività che ti possono permettere di gestire meglio la lista. Membri è previsto se tu appunto devi svolgere un progetto che prevede il coinvolgimento di altre persone e quindi puoi andare a dire chi altro può avere accesso a quella bacheca. Poniamo, non so, per la meal prep che anche tuo marito vada a fare la spesa o qualcun altro di qualcuno dei tuoi figli, puoi decidere di condividerla con loro. Etichette molto utile perché, come vedi, ti dà la possibilità di avere dei colori. Questi 6 sono quelli preimpostati, ma creando una nuova etichetta puoi sceglierne degli altri. E questi colori possono essere cliccati semplicemente cliccandoci sopra, così, e danno quindi un colore a quella lista. Oltre a cliccarli, se clicchi sulla matitina, puoi anche mettergli un nome. Quindi ogni scheda può avere una o più etichette. Nel caso specifico, in base a cosa compriamo in questo specifico negozio, possiamo avere più etichette, altrimenti potremmo averne una sola. Quello che devi fare è semplicemente cliccare sul colore e aggiungerla o toglierla. Per modificare il nome, basta andare sulla pennina e cambiarlo qua. C'è anche l'abilità e la modalità per daltonici, che quindi nel caso può essere molto utile. Poi, cos'altro abbiamo? Checklist, che in buona sostanza altro non è che il modo in cui si creano queste liste qua sotto. Quindi, se vuoi creare una checklist, vai qua e creiamo un'altra test. Vedrai che ti comparirà qua sotto. E quindi poi dentro metti tutte le varie attività. Facciamo test 1, invio, test 2 e via così. Come vedi, questo è un template già pronto, ma l'utilizzo è davvero molto molto intuitivo e semplice. La scadenza è molto comoda perché ti permette di mettere una scadenza a quell'attività. Si apre il calendario posizionandosi sul giorno di oggi e tu gli dici, non so, settimana prossima. E qua gli puoi mettere i famosi promemoria, quindi puoi dirgli quando vuoi che ti arrivi la mail di notifica con i promemoria. Dopodiché fai salva e lui in quella maniera sa e tu entro quella data devi fare quell'attività. Gli allegati, nel caso in cui tu vai a allegare qualcosa, puoi allegare dal computer, da Trello, da Google Drive, da Dropbox, da OneDrive o un link, quindi puoi allegare davvero con qualunque cosa. E la copertina, nel caso in cui tu voglia dare un colore, una dimensione o una foto particolare a quell'attività, così per esempio, in modo che quella lista ha una particolare visualizzazione grafica. Quindi questo è il modo in cui tu puoi modificare le schede. Come vedi, sono davvero molto semplici da fare, molto intuitive. Puoi andare avanti e modificarle tutte, puoi creare tutte le schede che ti servono, puoi spostarle da una parte all'altra senza problemi, semplicemente proprio mettendosi così. Ci sono altre funzioni che puoi fare, cliccando sui 3 puntini nella parte alta della scheda, puoi decidere se aggiungere una scheda, copiare la lista, spostarla, ordinarla in un'altra maniera, archiviarla, che vuol dire che la fa sparire. E puoi anche decidere di spostare la scheda da una bacheca ad un'altra. Mettiamo per esempio che tu abbia diverse bacheche meal prep, magari hai quella della meal prep normale e quella della meal prep delle vacanze. Puoi decidere, andando su sposta scheda, di spostarla sulla bacheca, quella che preferisci, in modo che venga spostata da una bacheca all'altra. Questo può essere molto utile, per esempio, per alcune attività che vengono fatte e che non vuoi archiviare perché vuoi che restino visibili, ma non vuoi più vedere. Bene, quindi ora hai capito come funziona Trello. Se hai qualche altra domanda, ti prego di scriverlo nell'info box e io vedrò di risponderti per quanto possibile. Se il video ti è piaciuto, ti prego di mettere un like e eventualmente di inoltrarlo a chi pensi possa trovarlo utile. Se non l'hai ancora fatto, ti prego di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ciao e alla prossima!